27 marzo, se anche Satana è diviso in se stesso. L'ignoranza di Dio è sempre ignoranza di tutto il mondo terreno e ultraterreno. È ignoranza di tutto il creato. È sempre la luce della verità di Dio che dona verità all'intero universo, visibile e invisibile, spirituale e materiale, fisico e metafisico. Chi non conosce Dio mai potrà dire di conoscere l'uomo che gli sta dinanzi. Ma neanche potrà conoscere secondo verità le molteplici relazioni che si intrecciano all'interno della storia, fatta insieme da forze visibili e invisibili, forze buone ma anche cattive. Gesù dichiara ai giudei la loro grande ignoranza di Dio. Loro parlano dalla falsità di fede. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche il Padre che mi ha mandato ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce, né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi. Infatti non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le scritture, pensando di avere in esse la vita eterna. Sono proprio esse che danno testimonianza di me. Ma voi non volete venire a me per avere vita. Io non ricevo gloria dagli uomini, ma vi conosco. Non avete in voi l'amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete. Se un altro venisse nel proprio nome lo accogliereste. E come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al Padre. Vi è già chi vi accusa. Mosè, nel quale riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me, perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come potete credere alle mie parole? Giovanni 5, 36, 47. Rispose Gesù, se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio, e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco sarei come voi, un mentitore, ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia. Allora i giudei gli dissero, non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo. Rispose loro Gesù, in verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Giovanni 8, 54, 59. Chi parla della falsità di Dio, della non vera fede in Lui, dai sentimenti e dagli inganni del proprio cuore e della propria mente, non solo non conosce le opere di Dio, ignora anche le opere del principe di questo mondo. Farisei e scribi non sanno chi è il diavolo. Parlano di lui, ma ne ignorano i principi della sua azione di devastazione dell'umanità. Satana ha conquistato le loro menti, il loro cuore, i loro sentimenti, la loro bocca, ogni loro parola, che non è di verità, ma di piena falsità. Loro parlano della loro ignoranza. Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto cominciò a parlare e le folle furono prese da stupore. Ma alcuni dissero, è per mezzo di Beelzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse, ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, ma se io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, i vostri figli, per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo,
ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Luca 11, 14-23. Oggi molte parole, che solo apparentemente sembrano illuminate, divine, celesti, di autentica misericordia, compassione, altro non sono che menzogne, inganno, falsità. Esse non sono parole di Dio, ma di Satana. Non sono parole celesti, ma infernali, perché scaturiscono dalla non conoscenza di Dio. La verità di Dio nel cuore e nella mente illumina tutte le relazioni della storia. La non verità, la falsità, la menzogna e l'inganno su di lui getta tenebre fitte e crea buio attorno a noi. Farisei e scribi non conoscono le astuzie di Satana. Ignorano che sono proprio loro, voce di Satana, per distruggere Cristo in molti cuori. Chi non conosce Dio si pensa sua voce in questo mondo, mentre in realtà è solo demoniaca e diabolica per la rovina dei fratelli. Vergine Maria, Madre della Redenzione, angeli, santi, fateci voce celeste e divina.